Ebbene, dunque, siamo alla nuova serie di Scatto e Stacco, una serie che parlerà di canzoni, però ovviamente la parte forte la farà il calendario agonistico. Il calendario agonistico che si appresterà domani a commentare già sulle strade spagnole il mio compagno di viaggio, Riccardo Magrini. Riccardo, buonasera, buonasera. Ciao Roby, che hai fatto? C'è mal di gola? No, no, diciamo, c'è un po' di emozione, c'è un po' di tensione perché mi tocca fare anche regista e spero di essere all'altezza a sostituire Guido. Io comunque ho cercato di smorzare un po' la situazione e proprio in questo primo appuntamento ti ho portato un compagno di viaggio anche a te, un compagno di viaggio che sono andato a scovare proprio per far sì che possa essere testimone di quanto ci hai raccontato fino ad ora, le tue grandi imprese, il tuo essere sempre showman, grandi imprese anche atletiche, però credo che lui ne abbia fatto qualcuna più di te. Guarda un po' se lo riconosci, guarda un po', eh? Guarda un pochino, Se è vecchio non lo so. guarda Forse un no, Robertino. Ciao Riccardo! Ciao Roby, come stai? Vecchia Grande. volpe, come stai? Questa è una grande sorpresa. Bravo Roberto. Roberto Sardelli, ma è Roberto Visentini. Grande, grande Tramite il Roby. nostro amico, dai, ci siamo rivisti. Tutto Bene, bene? grazie. Sì, tutto bene. Sono andato a sciare Roby in questi ultimi Anch'io, tempi. anch'io, sì. Una bella Ti trovo neve. in forma, ti trovo in Sì, forma. sono in Quando vieni forma. sul lago mi vieni a trovare. Quello senz'altro, quello Sempre. sicuro. Tutto Dobbiamo andare a bene? cenare prima o poi, io e Sì. Sono anni, anni, anni che si dice di andare a sciare e non si riesce mai. Sai Roberto che Siamo troppo presi, siamo troppo presi. Roberto Sardelli, sai che Roberto Visentini è uno sciatore di prima linea, proprio una Un prima lama. appassionato, sono un appassionato, super appassionato. Dovevi fare Più anche il maestro. del ciclismo, più del ciclismo. Sta tutto bene? Sì, tutto a posto. Domani ricomincio un po' le telecronache. C'è la Ruta del Sol, Però. che è una bella corsa, una corsettina di quelle agili per arrivare poi al UAE Tour, che insomma te non avresti amato sicuramente, perché No, no, sicuro, sicuro. l'UAE Tour non credo che tu fossi molto adatto a quella corsa lì, anche se c'è una salita nel finale molto bella, ma c'era troppo vento. Uno Io come te che avesse andavo forte in presente. primavera io. Eh sì. L'inverno andavo bene in montagna, in primavera sulle nostre strade. Allora, se mi è consentito, io vorrei ringraziare Roberto Visentini, gli ho fatto veramente una pressione a marcamenta uomo, vero Roberto? Mi scuserai. No, ma ci mancherebbe. Per gli amici, sempre in prima fila sono. Ecco, io, Riccardo, è una bella sorpresa, vero? Buona la prima, tanta emozione, ma dai. Ma è un'emozione grandissima. Roberto lo sa, io ho una grandissima stima per lui, sempre avuta Sì, è una una vita che persona. ci conosciamo, siamo sempre stati, sei dei nostri. Una persona stupenda, dal carattere sincero, perché lui non è un carattere burbero, come tanti hanno detto, spigoloso. No, lui è sincero. Lui è una persona vera e Quello che quindi ti vuole, ti vuole. è quello che ci vuole, ci vuole. Persone, quando sono vere, sono sempre. E poi, insomma, Meglio così. ragazzi, Meglio così. Meglio questo è così. un fenomeno. Cioè, io me lo ricordo, pensa. Roberto, ora vado indietro nel tempo, forse lui non se lo ricorderà, ma non lo so. Lui era ancora dilettante, juniores, aveva la maglia campione del mondo e venne a fare un circuito, con noi, con i dilettanti, mi sembra Arma di Taggia, se non erro, da quelle Sì, parti. una premondiale. Mi sembrava premondiale. Andava con una facilità, con un rapportino agile. Uno spettacolo, una gambina fine, e dici, questo qua è un fenomeno. E difatti poi è diventato quello che è diventato. Allora, io riporto un po' le storie nel suo contesto, correggetemi se sbaglio. Te, Riccardo, insieme a Saronni, sei passato professionista un anno prima di Roberto. Mi sembra Roberto fu il 78, vero? 78, sì. Lui è più Maglia giovane.
Sì, ma all'età di Saronni, maglia bianca al suo primo Giro d'Italia, il Giro di De Muyck, e grande prestazione soprattutto, correggimi Roberto, sul Bondone. Sì, avevo fatto una grande corsa, sì. Il tuo direttore sportivo era Italo Zilioli, Vibor, o sbaglio? Sì, il primo anno, Italo Zilioli con la Vibor, sì. Vinto Con la Vibor. anche a Montecatini, eh. Sì, campionato italiano. Campionato italiano su Cipollini, mi sembra, Sì, secondo, vero? secondo Pollini, sì. Ha battuto Cipollini Cesare, non da non confondere con Mario. E Cesare era veloce, però ce l'ha stroncato. Allora, prima di aprire la parte canora, mi viene da dire che ci siamo soffermati molto spesso su una giornata particolare vissuta da Riccardo Magrini, che forse per te ha rappresentato davvero il primo giorno di gloria. La vuoi ricordare tu, Riccardo, a cosa alludo? Non lo so perché te alludi, ma io, cioè, ne abbiamo avute tante. Allora ci viene incontro Roberto Visentini. Bene, tappa dell'Amiata, arrivo a Ah, Orvieto. beh, La sua prima maglia rosa, dico male? Prima cosa, sì, la prima maglia rosa. E diciamo, in volata in quel gruppetto di fuggitivi, se la giudicò la volata Riccardo Magrini, o sbaglio? Penso proprio di sì. Ma poi di che state parlando? Cioè, non lo so, io non mi ricordo neanche io di E questa roba. infatti te non ti ricordi perché a scendere l'Amiata eri sull'ambulanza. Ah, ecco, appunto. Mi sembrava strano, non mi ricordavo di aver vinto. No, io quel giorno lì ho sofferto il freddo in una maniera pazzesca e pensa che ero nel gruppetto dove c'era anche Alfredo Chinetti, che poi arrivò quinto, quindi insomma potevo essere anch'io lì nei bravi, però mi toccò fermarmi. Quel giorno lì andai sull'ammiraglia e pensa, Roby, che mi avevano gli ambulanzieri lì. Mi disse, scendi, no? Ormai eravamo Orvieto. sotto Orvieto, c'era da fare solo la salita finale. E io onestamente dissi: no, sono salito sulla miraglia, sull'ambulanza, no, mi sono ritirato. E Cribiori mi fece un culo come un paiolo, quel giorno lì. Perché Ecco, mi quindi. disse: fa cacca, non nevicava mica. Porca mia, un freddo della Madonna. Aveva ragione, Roberto lo sentiva al freddo, vero Roberto? Erano 0 gradi, e quelli che stanno in macchina non lo sentono il freddo, altro un riscaldamento E e non hanno certo. problemi. Ma tu vivesti davvero una gran bella giornata. Sì, beh, io quando ero in forma andavo forte col caldo, col freddo, in salita, in pianura, andavo dappertutto, basta avere la condizione buona. Allora, Roberto, devi sapere che questi appuntamenti con Riccardo Magrini abbinano il ciclismo alla musica. E quindi io e Riccardo abbiamo un pochino le stesse simpatie per la melodia. Correggimi se sbaglio, Riccardo, forse tu dovresti già prevedere qualcosa. E Roberto Visentini, quegli anni lì, Disco Music e più Donna Summer, che dici? Beh sì, lui era più discotecaro, sì, Donna Summer, pure c'erano Orietta anche chi? Berti. No, Orietta Berti, sì, perfettamente. No, beh, lui, vabbè, ma non, sai Ormai che quello. Roberto non è che era uno considerato, cioè uno che andava in discoteca, No, io sono mai andato in discoteca nella mia vita, Roberto mai. non ci andava, non No. andava. Lui era una persona, cioè un ragazzo serio, lui si allenava, non è che era uno Sì, così. no, beh, allenavo tanto e facevo la vita per davvero atleta. Per avere certi risultati non puoi bluffare, Bisogna allenarsi, tenere duro e via. Tutti i giorni uguali. Che musica ascoltavi in quel periodo lì? Ce l'avevi la radio, no? Perché io c'avevo sempre la radio, te non c'è niente, ne fregava niente. No, mi allenavo, poi riposavo e poi la musica era quella delle mie moto quando uscivo a fare qualche giro. Musica dei motori, poi per relax. Riccardo, c'è lo scorso anno a ridosso del giro, telefonai a Roberto e mi feci raccontare un pochino l'episodio di Sappada, no? E praticamente poi l'ho dovuta ricoprire con tutti i bip, perché veramente, come suo genere,
proprio parlava pane pane vino al vino, come diciamo noi in Toscana. Tu eri sull'ammiraglia, ma è vera la storia che andaste a dire a Shepherd's e a Roche, Visentini in crisi attaccati? No, 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 andavo, No, andavo non più. io sicuramente no. Io una cosa l'ho fatta quel giorno e Roberto non se lo ricorderà sicuro perché era incazzato nero e aveva ragione. Io credo che anche a distanza di anni. Ma sì, ma sono cose che ti ricordo perché hanno scattato in salita davanti, perché io in salita, sulla prima salita di 10-12 km, sono arrivato nei primi tre e sono partiti in contropiede solo sul falso piano iniziare la discesa. Era scattato Roche e Skipper e gli altri stranieri della Fagor. Dunque lì ho detto, qui mi inculano, basta. Difatti è stato vero. Voi Fava non si è visto dopo l'arrivo perché lui aveva paura. Poi Fava si cagava sotto e diceva che non bisognava rovinare l'immagine della squadra. Beh, cazzo, pensa un po', l'immagine della squadra. Volevo vedere se c'era Mosella al mio posto l'ultima settimana, maglia rosa, con 2 minuti che ti scattano in faccia e ti portano via il giro. Volevo vedere, andava in mezzo al gruppo con la macchina. Ci sono state delle cose veramente Business di non soldi, belle, business di brutte. pantaloni e di maglie e di biciclette. E c'era il meccanico di Roche che era il coso. Io in quel frangente mi sono ritrovato sull'ultima salita per andare a Sappada, avevo Ah Santa beh, Romita. purtroppo avevo finito la benzina lì perché poi tutta pianura, però non era una tappa durissima, era una tappa normale perché abbiamo fatto 100 km di pianura e 10 km di salita alla fine, dunque l'ultima settimana ero maglia rosa io con un po' di vantaggio, comunque avrei potuto perdere lo stesso il giro, però bisogna perderlo sul campo, non a tavolino come hanno fatto loro, perché sono cose che non stanno in piedi. Peggio, si sono comportati peggio, stati direttore sportivo e gli sponsor, basta, che non ha mai detto niente, mai mai mai. È andata bene, dunque non è andata bene a loro, è andata peggio a me, comunque io cado sempre in piedi. Beh, quella è una cosa, è una ferita ancora aperta, no? Perché Roberto Ma questa cosa qua. a me non interessa tanto, io faccio la mia vita, sto bene senza Non biciclette. gliene frega niente, no? Però, cioè, la dice e a Vabbè, me ma ti piace. ricordo, È ti certo ricordo che perché lo so. sono cose che in una squadra non possono succedere. Allora, se perdi sul campo che uno ti stacca è un conto, se fanno una cosa come è stata e una miraglia che non la vedi per delle ore, con Nago mi ha detto, con Nago 90 anni, il mese scorso che mi ha chiamato, intanto mi chiama per salutarmi. Mi dice, se guidavo io la miraglia, col cazzo vinceva l'Irlandese Giro d'Italia. Ma ha detto così a 90 anni, dunque qualcosa ne sa di ciclismo. È come con Nago, è come Berlusconi, ha fatto di arricchire tutti. Invece voi Fava e Company sono come Bersani da Lilli Gruber. Ah, ecco, perfetto, perfetto. Paragone è quello. Questa è Stasera la più. Riccardo ci sarà una post-produzione molto impegnativa. Questa è la. No, ma vabbè, ma te l'ho detto prima, Roberto è così. No, io mi ricordo di quella tappa lì che c'avevo Santa Romita, scusate, Santa Romita che era lì praticamente a 3-4 metri dietro di lui. Eh sì, purtroppo Naturalmente la televisione. quando vai piano hai tutti intorno, ma poi La si fa tutta la televisione sua. c'era la televisione che se lo mangiava lui, no? Perché No, c'era la chiaramente Maria Rosa. dovevano trasmettere in Eurovisione quello che dicevo io, allora sì, invece Certo. continuavano a spegnere, cioè, allora non serviva niente. E allora a un certo punto andai da Santa Romita e gli ho detto: scusa, ma lo vedi tutta la televisione là? Vai anche te, dagli una mano, no? Cioè, mettiti davanti, tiragli un po', così almeno si prende un po' di popolarità anche noi. Infatti, noi sendo e lì De Zan naturalmente ci ricamò sopra, dice: vediamo, Sì, ma va bene sì, così, me frega un cazzo. bellissimo. Sono sempre Riccardo, poveri, poveri diavoli che vivono di ricordi, capito? bravo. Io Sì, non mi ricordo neanche quello che ho e fatto oggi, penso a te. allora ti ricorderò invece cosa ha fatto di bello tanti anni fa, anzi l'anno prima di Sappada. Praticamente devi sapere che questo format ha
va in onda grazie all'aiuto dei nostri partner commerciali Magnetic Days. Stavo pensando all'episodio Magnetic Days, una bellissima azienda che produce e studia rulli per allenamento di Foiano della Chiana. Tu da quelle parti, nel giro che ti affermasti nel 1986, vincesti un cronometro meraviglioso, facesti una prestazione grandissima. Ti ricordi te, Riccardo, dove si partiva e dove si arrivava? Ma te mi metti... Noi ci vantiamo che improvvisiamo. Roberto forse se lo ricorda. Non da dove si partiva né da dove si arrivava. Si partiva, noi aspettiamo ancora Roberto, però andiamo avanti. Si partiva da Sinalunga. Sinalunga Siena. E vinse Roberto, che poi quel giro se la giudicò. Allora era un po' stanco, un po' provato, e c'era De Zan e gli faceva notare le bellezze di Siena. E Roberto lì pensava alla sua fatica, pensava alla sua classifica, ma veramente... Si arrivava in Piazza del Campo. In Piazza del Campo, te lo ricordi Roberto? Ma sai che non mi ricordo se l'avevo vinta io, l'avevo vinta a Moser, sai che non mi ricordo. No, andiamo a vedere, ma credo la vincesti proprio tu. Poi ero arrivato secondo, non lo so, comunque andavo forte, sono arrivato nei primi. Capito, mi sembra che la vincesti tu. E poi che dire ancora, sei stato spesso, abbiamo parlato di te, abbiamo parlato nell'80 in Rocca Raso, quando insomma per toglierti la maglia gialla, la maglia rosa, dovete intervenire un certo Bernardo, un certo zio Bernardo, vero? Eh sì, purtroppo Bernardo per i corridori era un fenomeno, allora andava bene arrivare secondi. Lo zio Bernardo era tremendo, andava bene la moto. Fuori classe. Allora Riccardo, che facciamo? Facciamo provare i rulli anche a Roberto? Mai fatti i rulli nella mia vita. Lui non li fa i rulli, mai. Non c'erano nemmeno i rulli. Bicicletta ora credo che sia anche lui dei miei con l'assistita per fare perché sì. C'è una salita, andare a casa sua c'è una salita che è il 20%, mica discorsi. Sai, finché va con la moto va bene, ma in bicicletta bisogna che prenda l'assistita anche sempre, lui. Sempre assistita, già 5 anni che uno assistita. 500 chilometri in 4 anni ho fatto. E 10.000 in moto. E 10.000 in moto. E 10.000 in moto. Riccardo, i nostalgici come noi, o perlomeno come il sottoscritto, non hanno guardato Sanremo. Chi mi ha chiesto di Mengoni, ho risposto che io conoscevo Fred Mengoni, il presidente della federazione americana. Sì, in effetti, guarda, sul fatto di Sanremo devo dirti una cosa, faccio una piccola digressione mentre Roberto ci sta a sentire. Io Sanremo non l'ho guardato, contrariamente a tutti gli altri anni. Anch'io non l'ho guardato neanche io quest'anno. No, perché era pesante. E poi ci sono stati degli episodi che poi ho visto dopo... insomma marcati dai social e da altre cose che veramente mi hanno disturbato. Per esempio la canzone di Rosa Chemical che è Made in Italy non è male se l'ascolti, cioè se l'ascolti non è male. Il problema è che quando poi dopo guardi l'interprete a me mi casca un po' tutte le palle, tanto per essere come lui, no? Perché lui è un digressivo, cioè uno che ha fatto delle cose che a me mi hanno dato fastidio. Io non c'ho nulla, per carità, contro, però se sei gay stai gay, cioè, però non mi venire da me a farmi vedere che sei gay, cioè non mi interessa. Uno fa la sua vita, uno fa quello che gli pare. Ma io non ho nulla, anzi, ma c'ho tanti amici gay, però non è che si baciano in bocca davanti a me, capito? Quella è una cosa che mi ha dato fastidio. Poi però quello anch'io in trasmissione hanno fatto vedere il giorno dopo, ma non stanno in piedi. E poi però mi sono ascoltato tutte le canzoni di Sanremo su così registrate, solo l'audio, e devo dire che non è stato un Sanremo, per quanto riguardava la canzone,
così brutto, anzi direi che è stato un festival di Sanremo molto bello. Mi è piaciuto molto Mr. Ray, molto bella quella canzone, mi è piaciuta quella di Marco Mangoni, ci sono Madame, mi è piaciuta anche, però ripeto, ad ascoltarle, vederle, cioè c'era il Sanremo, era una sorta di, per noi nostalgici giustamente, era una sorta di cerimonia, c'era anche un cerimoniale da rispettare, cosa che Amadeus giustamente nella modernità, mi è piaciuto il, ecco, quello l'ho visto, Abbano, Morandi e Massimo Ranieri, quello l'ho visto, e tanta roba, quello sì. E va bene, allora Roberto, intanto ci congediamo, la sorpresa è fatta, il ghiaccio diciamo è rotto, tornerai a trovarci? Sì, chiamami quando vuoi, se posso sempre volentieri. Riccardo, vieni con Riccardo a trovarmi. Bisogna andiamo andare. Riccardo, vieni bisogna assieme andare. A Riccardo a trovarmi quando puoi. Perfetto, lo faremo. Abbiamo grazie. Parlato con Riccardo nelle puntate scorse anche di un altro episodio che poi riaffronteremo. Udine 1983. Cronometro. Sì, ma soprattutto il giallo, ti ricordi? Sì. Ne parleremo un'altra volta. Sì. Così resterà con noi. Roberto, grazie infinite. Riccardo, siamo andati un pochino fuori scaletta, ma è stato bello. Va bene. Farci accompagnare da Roberto, vero? Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao.